Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid sarà presentato il 2 dicembre in Parlamento da Roberto Speranza. L'annuncio è arrivato direttamente dal Ministro della Salute durante l'incontro online. La sanità futura tra innovazione e ricerca organizzato da RCS Academy. L'Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un'iniziativa europea nel campo dei vaccini. È stato il primo motore dell'iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando vaccini, ha specificato Speranza, sottolineando come, a differenza degli altri vaccini, il cui acquisto viene fatto a livello regionale per l'anticovid, l'acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato. Numerosi contratti sono stati sottoscritti e altri saranno firmati a breve. L'Italia, annunciato, avrà il 13,65% dei vaccini in sede europea. Proprio la Commissione europea ha approvato il sesto contratto per un vaccino anti-Covid, questa volta con l'azienda farmaceutica statunitense Moderna. Il contratto prevede l'acquisto di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'Unione, più un'opzione per richiedere fino a ulteriori 80 milioni di dosi da fornire una volta che il vaccino si sia dimostrato sicuro ed efficace. Il contratto con Moderna, annunciato lunedì da Ursula von der Leyen, amplierà il portafoglio di vaccini per i paesi UE, aggiungendosi agli accordi raggiunti con AstraZeneca, Sanofi, GSK, Janssen Pharmaceutica, NV, BioNTech, Pfizer e CureVac.